Oggi per la Voyager Cup vi portiamo alla Turuga. Eccoci qua, la Voyager Cup vi porta all'isola di Aturuga della catena Diamond, insieme al Tudu Fushi, che si trova un po' più a sud, nell'atollo di Ari, e lo si può raggiungere con appunto l'idrovolante da Male. E questa struttura, appunto, la Turuga, è costituita da Beach Villa, Junior Suite e anche da Water Villa, che sono le case sull'acqua, lo dico più di una volta. Cominciamo dalle case sull'acqua che possono tenere fino a due adulti e due ragazzi dagli 8 anni in su, o due adulti o tre adulti, e sono veramente in posizioni invidiabili all'interno della laguna. Quindi già voi quando camminate per il pontile vedete un sacco di pesci, sono squaletti, mante, insomma, razze, insomma, è piena di animali. All'interno dell'isola c'è la possibilità di accedere, come al solito, agli sport acquatici, inclusi nell'All Inclusive. L'All Inclusive copre anche per gli sport acquatici la canoa, il windsurf, poi lo snorkeling, che sono già praticamente dentro, non potete fare a meno di portarvi la vostra attrezzatura perché troverete tutto qua. C'è la possibilità di fare delle lezioni di snorkeling di sub perché c'è un centro PAD 5 stelle. Ma poi c'è anche il centro Nitrox, poi qui all'interno avete la possibilità di conoscere all'interno del Coral Lab il fondale, perché qui c'è un laboratorio di cura e diciamo, di crescita dei coralli che è eccezionale, c'è da parecchi anni e sta dando dei risultati molto positivi per la crescita del corallo. Sapete che alle Maldive il problema è l'aumento della temperatura dell'acqua che uccide il corallo. Quindi si sta cercando nel piccolo di fare qualche cosa. La laguna è bellissima, le water villa danno direttamente sulla laguna, si scende facilmente, sono grandissime, tra poco le vedrete. Le beach villa sono tutte fronte la laguna o dalle altre parti addirittura vicinissime al mare. E poi ci sono anche le junior suite, anche quelle che danno vista sul mare e sulla laguna per poter proprio fare due passi. E poi fare un bellissimo bagno o lo snorkeling. La barriera segue la parte opposta alle villas, alle water villas, quindi diciamo che guardando la cartina la barriera la trovate qui, quindi lo snorkeling si fa qui. Oppure si fa in acqua bassa, in laguna, però lì è molto semplice. E gli idrovolanti arrivano qui da Male, ma atterrano praticamente a delle piattaforme situate lontane dalla struttura, per non dare fastidio agli ospiti e anche agli stessi animali marini. Cosa fare qui a Toruga? Allora, sicuramente relax, ma anche avere la possibilità di scoprire i fondali marini con le immersioni, con i corsi di immersione, con i brevetti, con la possibilità appunto di fare questa particolare introduzione allo snorkeling con visore 3D virtuale, quindi dare uno spunto per poi provare il vero snorkeling a chi non è avvezzo agli sport acquatici. Come detto, le attività sono molteplici, sportive, non c'è la palestra, quindi non venite qui se cercate di fare palestra, ma solo se cercate il mare. All'interno della struttura ci sono dei bellissimi negozi di alta qualità dove poter anche fare degli acquisti. Tutte le strutture sono ben curate, col pavimento in legno in teak e bagno maldiviano molto bello, devo dire la verità, a parte le water villa che non hanno il bagno maldiviano. Il bagno maldiviano è molto grande, ma di questo ve ne farò vedere tra poco all'interno dei video della Voyager Cup, che dedicheremo appunto alla Turuga. Quindi tra pochissimo andremo a fare snorkeling perché sta uscendo il sole e quindi c'è la possibilità di vedere qualche bel pesciotto grosso.
Questa è la laguna, bellissima, opposta al reef, perché il reef è dietro di là, mentre di qua è tutta laguna. E come vedete le ville sono tutte vicinissime al mare, mentre per quanto riguarda il camminamento sulla Water Villa, qui non abbiamo tramonto alba, perché in realtà diciamo che la parte di là vedono meglio il tramonto, la parte di qua vedono meglio l'alba, ma l'isola non è stata suddivisa per alba e tramonto, per così dire. Non è che avete una Water Villa con davanti il sole che plop, plop, va su e va giù, fondamentalmente. Però lo vedete comunque senza problematiche da questo punto di vista. La laguna è facilissima, proprio con un accesso molto facile, e quindi anche per chi vuole cimentarsi con la maschera, il boccaglio, e non ha coraggio di andare ad affrontare il blu o la barriera corallina, qui si può divertire senza grossi problemi, perché in questa laguna entrano i pesciotti grossi, squaletti di quasi un metro, cioè aquile di mare, trovate i trigoni e poi un po' di pesce. Quindi anche qua è molto facile, e potete immaginare quindi che è invogliante per una persona entrare in questo tipo di laguna, in questo tipo di mare, molto facile rispetto ad affrontare un mare profondo e blu. Detto questo, non mi resta che portarvi alla scoperta di questo bellissimo, di questa bellissima isola, di questo bellissimo resort che fa parte della catena Diamond e che è curato veramente a livelli altissimi, anche per quanto riguarda non solo la spa che trovate dove vedete il pontile dietro di me, che è una spa con due ragazze balinesi che sono bravissime nel lavoro dei massaggi, ma anche per quanto riguarda il ristorante, che offre piatti di cucina internazionale e italiana ad altissimi livelli. Io solo oggi ho provato il vitello stroganoff, il pollo indonesiano, ho provato la pasta alla arrabbiata, le naan indiane, un pezzo di dolce e poi la frutta, che qui la frutta è una cosa che non si può nemmeno trasmettere dicendo che è buona, è qualcosa di veramente eccezionale. A Toruga, vai a cercare. Dire una cosa: accappatoi, shampoo, creme che trovate all'interno di queste strutture, lenzuola da letto, sono veramente qualcosa di indimenticabile, cioè una cosa che dovete, che bisogna provare per capire la sensazione di bello che si ha indossandolo. Quindi accappatoio, devo dire la verità, che è qualcosa che è comunissimo, ma dà un sacco di soddisfazione trovarlo. Buongiorno! Allora, personale estremamente molto cordiale ovunque, alle Maldive, quindi ti salutano e ti sorridono, ma giustamente deve essere così per chi lavora e ti deve far sentire a casa. Allora,
Dietro di me vedete il pontile, in braccio l'attrezzatura da snorkel che ho preso per lo snorkel, la maschera, ottima attrezzatura, le pinne che ho preso qui al Coral Lab, che è diverso dal diving center. Dietro le mie spalle vedete invece la reception, il ristorante e poi le boutique, perché ci sono anche le boutique, e di là c'è il molo. Questo molo è solo per gli attracchi e coldoni, invece per gli atterraggi, come detto, ci sono delle piattaforme dove atterra, dove ammara giustamente l'idrovolante e dove poi vieni trasferito, ma lo prenderemo domani, quindi ve lo farò vedere domani quando si riparte verso verso casa. Per via. Facciamo un attimo un giro all'interno della reception, così ve la faccio vedere. Come nella maggior parte delle isole maldiviane, le stesse isole sono indipendenti, ovvero all'esterno dell'isola ci sono i beach villa, un po' più in dentro i garden villa per gli ospiti, il corpo centrale, e nel cuore dell'isola c'è di solito gli alloggi del personale, che è una struttura con più piani perché serve anche in caso di emergenza tsunami. Quindi dopo lo tsunami si è costruito più in alto, soprattutto nel centro dell'isola, per creare un punto di sicurezza per un eventuale nuovo tsunami in futuro. E insomma, si è imparato dalle problematiche passate. E, ogni isola è indipendente, quindi a parte avere il proprio diving, avere la propria clinica medica, che si trova anche qua in quasi tutte le isole, che serve anche come, diciamo, punto di appoggio per la popolazione delle isole vicine, perché questa è la condizione primaria per poter accedere, appunto, per poter avere un resort. Pensate che male, distante, quindi un primo aiuto bisogna averlo nel primo tempo possibile. Quasi tutte le isole hanno quindi questo diving e questo centro medico dove trovate il DAE, il defibrillatore. Alcune anche hanno l'ossigeno, cioè sono ben attrezzati da questo punto di vista. C'è un medico sempre presente che fa il turno, che sta minimo 15 giorni qua, ma non c'è mai assenza dal dottore, il dottore è sempre presente. E poi all'interno, in questo caso, della Toluga c'è il sarto, che vedete alle mie spalle, e poi la Boutique Campos, che è un marchio che ha prodotti di che derivano dalla plastica riciclata salvata dai mari. E poi vabbè, altra boutique per i souvenir e così via, insomma c'è un po' tutto. Un'altra cosa che fa un po' pensare sull'impatto del clima sono, come vedete alle mie spalle, i sacchi di sabbia. Allora, i nuovi sacchi di sabbia sono fatti in materiale naturale. E cosa servono? Servono per evitare che il mare si porti via l'isola. Infatti a causa del monsone, sapete i monsoni sono due, abbiamo anche un ospite, non so se lo vedete. È appena scappato sotto l'ospite, vediamo. Non riesco a farvi vedere l'ospite. Vediamo l'ospite, eccolo lì l'ospite, quello è uno squaletto, qui si trovano facilmente, vengono anche a riva, sono fantastici da vedere, tanto fa niente. Stavo dicendo che il problema della marea è che
tende a portarsi via l'isola e in realtà le isole si muovono, ovvero a seconda della marea viene portata via la sabbia da una parte e poi spostata dietro. Quando cambia il monsone cambia di nuovo lo spostamento della sabbia, però una base va tenuta, perché sennò può capitare che, cioè, si cerca di fermare il più possibile l'erosione, anche perché magari ci sono i fili, le tubature, le piante, come in questo caso che le palme sono praticamente in acqua, e può essere che trovate una struttura con dei sacchi in alcune parti dell'isola. Se voi girate l'isola vedrete che ci sono delle parti dove c'è molta sabbia e in altre dove ce n'è di meno, e la rotazione del monsone, della corrente che porta o mette appunto la sabbia, quindi ormai è endemico, sono pochissime le isole che non hanno questo, diciamo tra virgolette, problema, e di conseguenza va accettato come qualcosa che bisogna assolutamente, non deve praticamente farvi pensare di non andare perché ci sono a volte dei sacchi di sabbia, anzi non si vedono quasi mai, quindi non ci fate caso sicuramente, ci si concentra sulla bellezza del mare e della natura qui. E finisce questa puntata della Voyager Cup dedicata alle Maldive. Abbiamo visto Batala, abbiamo visto Alimatà, abbiamo visto Mayafushi, abbiamo visto appunto il Digiri e abbiamo visto anche Atoluga. Quindi alberghi completamente diversi uno dall'altro, ideali per tipi di clientela completamente differente, e dal punto più est dell'Atoluga, ovvero la Water Villa numero 22/23, dove si gode del tramonto in assoluto più bello da qui, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e darvi appuntamento alle nuove nostre avventure della Voyager Cup. Vi ricordo che se avete domande potete scriverci qua sotto attraverso i nostri canali social, appunto attraverso Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, quindi anche qui trovate su YouTube le varie puntate dedicate ognuna a un resort completamente diverso. Grazie e naturalmente continuate a seguirci, se vi è piaciuto mettete like. A vostra disposizione sempre.